mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Hey, sono io, Blippi, e oggi siamo qui a France Miniature a Elancourt in Francia. Ciao! Questo posto è un fantastico parco a tema, con ogni tipo di miniatura, già! Una miniatura è una versione piccina piccina di qualcosa di molto molto grande! Già, questo posto ha perfino una versione in miniatura dell'intero paese della Francia! Beh, però sta piovendo parecchio, quindi per fortuna ho l'ombrello e l'impermeabile! Beh, non vedo l'ora di esplorare, di divertirmi un mondo e farò un giro su un'attrazione! Andiamo! Wow! Ci sono tante cose incredibili qui, tante miniature, tante cose belle da esplorare e tanti edifici in miniatura! Wow! Guardate! È un bel treno in miniatura! Wow! Wow! Wow, guardate! Wow! Guardate tutti questi binari! Wow, ce ne sono tanti! Dunque sono, ecco, 1, 2, 3, 4! 4 binari in miniatura! Wow, e anche molti treni! Wow, guardate come va! Ehi, chissà dove vanno tutti questi treni? Seguiamoli, forse possiamo scoprirlo! Ok, ci siamo! Woo! Wow! State attenti a non calpestare i binari! Già, sono dei piccoli binari, ricordate, sono treni in miniatura! E io sono molto molto grande! Wow! Wow, guardate qua! È una vera stazione ferroviaria! Già! Questa è la stazione di Limoges, o la gare de Limoges! Wow! Troppo forte! Sì, guardate, ci sono automobili e persone che cercano di salire sul treno e... Wow, sembra che stiano arrivando degli altri treni! Oh, vediamo! Chissà quale treno arriverà adesso! Wow, ma che bello! Wow, i treni in Francia sono molto veloci! Già, super veloci! Wow! Già! Alle persone piace andare in treno perché è semplice da usare e può portarvi ovunque voi vogliate. Già, potreste prendere un treno da Parigi a Marsiglia e pensate impiegarci solo 3 ore. Wow! Sono lontane l'una dall'altra, ma viaggiare in treno è semplice. Già, anche a me piace andare in treno, sono divertenti e sono di tanti tipi. Wow! E guardate questa qui! Sembra proprio una strada con automobili. Chissà dove porta. Andiamo! Wow! Sto passando una bella giornata! Sapete dove mi trovo adesso? Sono vicino al Mar Mediterraneo! Beh, un Mar Mediterraneo in miniatura! Già, quello a grandezza naturale è molto più grande! Ma vedete? Ci sono diverse barche! Wow! E delle gru! Perché a quanto pare siamo qui al porto! Guardate! Pensate, c'è anche una gru automatica, già! E questa gru è davvero molto utile! Questo perché le navi vanno al molo o in un porto perché devono portare qualcosa da un paese a un altro paese, oppure da un porto a un altro porto, già! Aiutano a trasportare le cose molto facilmente sull'acqua! Ma trasportano queste merci in grandi container! E guardate, potete vedere quelli in miniatura lì, già! Sono pieni di tante cose! E questa gru dà una mano a sollevare i container molto pesanti! Ehi! Oh! Sembra che qui ci sia una domanda! Dice, come si chiamano le persone che lavorano in un porto, come questo qui? Ehi! Scommetto che lo scopriamo se guardiamo sotto uno di questi container! Vediamo! Wow! Guardate! Questi pulsanti controllano la gru! Wow! Guardate come va! Forse questo qui ha la risposta. Si comincia! Wow, guardate! Lo sta sollevando! Aspettate un attimo. Non credo che questo abbia la risposta. Forse dovremmo provarne un altro per vedere come si chiamano le persone che lavorano qui. Beh, riproviamo! Magari proviamo con il colore viola. Vediamo. Ecco qua.
Wow, guardate, l'abbiamo preso! È un po' come pescare, ma invece si pescano dei container! Woohoo! L'ho preso! Wow, les dockers! In francese significa i portuali. Già, le persone che lavorano al porto si chiamano portuali. Fanno ogni genere di lavoro, già. La gru ovviamente prende i container, ma i portuali aiutano a spostare i container nel punto giusto, così la gru sa cosa fare. Si accertano che tutto vada bene. Alcuni lavorano sulle navi, trasportando numerosi container verso posti nuovi. Wow, ci sono così tanti lavori che si fanno qui e così tante cose in miniatura. Ad esempio, il piccolo porto di Marsiglia. Wow, guardate! È proprio buio qui dentro. Oh, questo perché siamo all'interno di una grotta preistorica. Wow! Già, è preistorica. Sapete che vuol dire preistorico? Già, indica il periodo prima che noi iniziassimo a scrivere la storia, ciò che è successo nel passato. Già, la preistoria la conosciamo solo perché abbiamo trovato qualcosa in natura, o nel terreno, o sulle pareti delle grotte. Già, vedete questi? Sembrerebbero animali, degli animali molto antichi. Già, tori... Wow, e anche dei cavalli. Sì, tanti tipi di animali. Wow. E notate qualcosa? Questa grotta è piuttosto piccola. Questo perché, ovviamente, è una grotta in miniatura. Già, le grotte in cui le persone vivevano erano in realtà molto, molto grandi. Wow, adesso guardate qua. Con questo schermo possiamo disegnare qualcosa qui che poi apparirà sul muro, come hanno fatto le persone che vivevano qui tempo fa. Già, hanno disegnato tanti animali. Ok. Ma cosa disegniamo sulla parete? Magari possiamo fare lo spelling del mio nome, ok? Proviamo. Useremo un pennello e il colore bianco. Facciamo lo spelling del mio nome. Ok? Cominciamo. B L I P P I Blippi! Ottimo lavoro! Wow! E vedete? Guardate, compare proprio lì sul muro come se fossi una persona vissuta molto tempo fa, proprio durante l'epoca preistorica! Oh! Ma siccome questa è un'opera d'arte, occorre qualche decorazione. Forse potremmo provare a usare il rosso e disegnare... delle stelle! Una stella, due stelle... tre stelle e... facciamone un'altra. Quattro stelle! Woohoo! E forse serve qualcos'altro. Che ne dite? Tanti boa! I boa sono divertenti! Ecco, mettiamo qualche boa. Wow! Guardateli! Wow! Tanti boa tutti intorno. E aggiungiamo qualche forma, come un cerchio, un triangolo, e un quadrato. Wow, guardate che opera d'arte! È bellissima! Già, grazie per l'aiuto, avete avuto delle buone idee! Wow, oggi è stato bello vedere così tante cose in miniatura. Wow, e sembrerebbe esserci anche una barca in miniatura! Wow, guardate qua! Questa non è solo una barca in miniatura, è un'attrazione! Già! Ricordate, questo è un parco a tema! Oh, wow! Non vedo l'ora di farci un giro! E il nome dell'attrazione è Même pas peur, che significa non ho neanche paura! Sarà una cosa molto divertente! Ok, è ora di salirci! Andiamo! Ok, ci siamo! Ok! Per prima cosa, ecco la sicurezza. Accertatevi di avere la barra ben fissata. Ok, è ben salda e devo tirare questa corda per far sapere a tutti che sono pronto e anche che sono al sicuro qui. Ok. Ci siamo! Ci siamo! Woo! Wow! 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 Wow, come sono in alto! Ciao! Riesco a vedere la Torre Eiffel! Beh, quella piccola almeno! Wow! Wahoo! Wow! Wow!
Wow! Sì! Wow! Oggi è stato fantastico, già! È stata una corsa divertente e abbiamo visto tante miniature. Già, abbiamo visto un sacco di cose. Treni, barche e anche una grotta preistorica. Wow! Bene, eccoci alla fine del video, ma se volete vederne ancora altri, vi basta solo cercare il mio nome. Ehi, facciamo insieme lo spelling del mio nome. Ok, cominciamo. Siete pronti? B-L-I-P-P-E. Blippi! Ottimo lavoro! Bene, ci vediamo presto in giro! Oh, credo di voler fare un'altra corsa! Woohoo! Ci vediamo presto! A bientôt! Ci vediamo dopo! Ciao ciao! Woohoo! Wow! Sono io, Blippi, e oggi ci troviamo a Medieval Times ad Orlando, in Florida. Wow! E guardate quello! È un castello gigante! Già! Wow! Ci troviamo nell'epoca medievale che risale a tantissimo tempo fa. Già, in pratica, all'undicesimo secolo. Wow! Lo sapevate che nel Medioevo la gente non guidava le auto? No, perché andavano a cavallo! Che sciocchino! Ehi, voi non vi siete mai chiesti com'era la vita nel Medioevo? Io me lo sono chiesto! Beh, oggi voi e io entreremo qui nel castello di Orlando e impareremo tutto a riguardo, già! E chissà, magari potremo vedere anche un vero cavaliere! Sarebbe davvero bello! Dai, andiamo a scoprirlo! Guardate quello! Quello è un vero cavallo! Salve, signor cavallo! Oh, è dolcissimo! Oggi ci troviamo nella scuderia del villaggio. Già, la scuderia è dove i cavalli mangiano dell'ottimo cibo. E fanno pisolini. Già, e dove si preparano e vengono equipaggiati per il torneo. Già! Ehi! Lo sapete che verso fa il cavallo? Già, esatto, nitrisce! Nya, nya. Ehi, volete provare a nitrire insieme a me? Ok, dai, cominciamo! Nya, 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 nya. Che sciocchino! Beh, questo è un cavallo molto carino, ma che ne dite se noi andiamo a dare una mano a bardare i cavalli per il torneo? Dai, andiamo! Wow! Guardate un po'! Questo tavolo ha tutto l'equipaggiamento necessario a preparare il cavallo per fare il torneo! Già! Guardate qua! Wow! Sì, questa è una spazzola che serve a togliere la polvere e lo sporco dal dorso del cavallo. Già! Questa serve per il corpo, per spazzolare il suo corpo. Wow! E guardate un po' questa qui! Com'è? Appuntita! Già! Queste sono le spazzole per la criniera del cavallo e per la coda. Già, hanno delle setole più lunghe che passano attraverso il pelo. Le possiamo usare anche noi. Che sciocchino! Wow! E guardate qui! Qui c'è tutto quello che bisogna mettere sul cavallo. Abbiamo il sottosella. Già, questo sottosella è morbido e soffice, così... E questo va messo per primo, per assicurarsi che la sella sia comoda e assestata. Già! Wow! E guardate questa! Questa è una sella davvero grande! La sella può essere pesante e va messa sul dorso del cavallo affinché i cavalieri possano andare in giro a cavalcare. E si allaccia con questa. È come una cintura per il cavallo. Quindi si chiude, poi si sale e infine si cavalca super veloce. Che sciocchino. Wow, e questa? Questa è l'ultima cosa che bisogna mettere sopra il cavallo. Questa si chiama gualdrappa. Già, una specie di coperta ed è di colore verde
e marrone. Già, ottimo lavoro! Già, la gualdrappa aiuta i cavalieri a distinguersi fra loro e a distinguere un cavallo da un altro così che non sembrino uguali con le loro armature di metallo e i cavalli bianchi. Già, questa va sopra la sella e va messa come ultimissima cosa. Ecco, questo è tutto ciò che serve. Adesso è il momento di prepararsi a bardare il nostro cavallo per il torneo! Ok. Prima prendiamo una spazzola. Andiamo! Wow! Ciao! Ehi, guardate! Questo è un cavallo davvero bellissimo. Ciao! Lui si chiama Humo. Ciao, Humo! Per prima cosa spazzoliamo la pelliccia. Il pelo. I cavalli non hanno la pelliccia. Già, spazzoliamo per bene tutta la polvere. Eh sì, ce n'è tanta. Già, e ora che abbiamo pulito Humo e tolto tutto lo sporco e la polvere, possiamo mettere il sottosella, la sella e infine anche la gualdrappa. Procediamo! Ce l'abbiamo fatta! Noi abbiamo dato una mano a vestire Humo per il torneo. E guardate, adesso è di colore verde e anche marrone! Già! Beh, è stato proprio divertente aiutare a preparare Humo, ma adesso è giunto il momento anche per noi di andare a vestirci per partecipare al torneo! Ok, stiamo per andare, ma penso che Humo sia stato davvero un bravissimo cavallo e per cena ha mangiato le sue squisite verdure e della frutta. Gli daremo una zolletta di zucchero. Ciao! Ottimo lavoro, Humo! Che solletico! Humo, sei un bravo cavallo! Ma adesso dobbiamo andare a vestirci anche noi! Andiamo! Ehi! Sono io, il cavaliere Blippi! Che sciocchino! Non sono un vero cavaliere, ma oggi, insieme, vedremo di capire che voleva dire essere cavalieri 1000 anni fa! Wow! È passato veramente tantissimo tempo! Vi siete mai chiesti cosa significasse essere un cavaliere? Beh, doveva essere coraggioso e andare a cavallo. Che sciocchino! E poi doveva essere forte e buono. Wow! Beh, a ripensarci, essere un vero cavaliere è molto complicato. Wow! Guardate! Un vero cavaliere! È giunto il momento di nominare cavaliere Sir Blippi. Non sto nella pelle, perché voi e io impareremo di più sui cavalieri, ma avrò anche l'opportunità di diventarlo. Ma prima devo completare 3 prove da cavaliere. Wow, e guardate qui. Questa è la prima prova che dovrò affrontare. Si chiama la prova dei grandi anelli. Già! Allora, per vincere questa prova dei grandi anelli bisogna prendere una lancia, che è un bastone molto molto lungo, e farla passare in 2 anelli di seguito, uno qui e uno che si trova laggiù in fondo. Se ne prendi solo uno, si continua finché non ne prendi 2 per completare la prova da cavaliere. Già! Vi assicuro che sarà divertentissimo, ma prima equipaggiamoci da cavaliere. Andiamo! Wow, guardate qui! Questa è una vera lancia! Una vera lancia! Wow! E vi assicuro che è pesante! Questa è quella che userò per completare la prova dei grandi anelli! Ma cos'è un cavaliere senza il suo destriero? E guardate, questo è il mio cavallo fidato Brownie! Ciao Brownie! Ciao! Ok, ho la mia lancia e ho il mio Brownie. Pronti a procedere per la prova degli anelli? Andiamo! Ok, ci siamo! Pronto, Brownie? Ok, sono pronto anch'io! Prova da cavaliere! Sì! Wow! Ho centrato solo un anello. Significa che io e Brownie ora dovremo ripetere la prova da cavaliere ancora una volta.
Anche Brownie la pensa così. Ok, andiamo! Ok, riproviamoci ancora! Penso di farcela! Partiamo! Sì! Wow! È stato molto difficile! Comincio ad essere stanco dopo questa prova! Ma guardate, abbiamo preso entrambi gli anelli! Grazie per avermi aiutato, Brownie! È stato davvero molto divertente! E ora è il momento di passare alla seconda prova da cavaliere! Su, andiamo a scoprirla! Venite! Wow, Brownie! Già! Ora abbiamo completato la primissima prova e siamo molto vicini a diventare cavalieri! Già! Ok, la seconda prova da cavaliere è molto ardua. Servono agilità, forza e ottime abilità a cavallo! Già! Si chiama lancio della bandiera e consiste nello scambiarsi al volo con un altro cavaliere la bandiera 3 volte. E se la si riprende tutte e 3 le volte, allora la prova è completata! Ok, eccoci qua. Mi servirà un po' d'aiuto. Oh, il mio amico, Sir David, mi darà una mano. Ok, pronto, Sir David? Pronto. Ok, cominciamo! 1, 2, 3. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Già! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo ripreso la bandiera per 3 volte. Ragazzi, è proprio divertente! Grazie, Brownie! Già! Ok, tutto ciò che rimane da fare è la terza prova! Ed è una prova davvero molto difficile! Si chiama la vestizione da cavaliere! Devo mettere tutti gli abiti che indossa un cavaliere in meno di 10 secondi! Wow! Non penso mi servirà il tuo aiuto per questa prova! Ciao ciao! A più tardi nella scuderia! Oh! Ok, ora penso di essere pronto! Che parta il tempo sull'orologio! Cominciamo! Wow, questa armatura è bellissima! Già! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato le 3 prove da cavaliere! E adesso sarò il cavaliere Blippi! Woohoo! Sono così contento che penso di fare insieme un ballo della vittoria! Ok, cominciamo! E vai! È stato davvero fantastico! Ora posso essere un cavaliere? No, non così in fretta, Blippi! Oh, ciao, Sir David! Rimangono ancora 2 prove da fare! Oh, ancora 2 prove? Ne abbiamo già completate 3! Spero che non siano più difficili! Quindi, quali sono queste 2 prove? Beh, devi imparare il codice dei cavalieri! Wow! Sapete cos'è il codice dei cavalieri? Neanch'io! Sir David, di che cosa si tratta? Un cavaliere deve essere valoroso. Ok, quindi dobbiamo essere coraggiosi. Il suo cuore conosce solo virtù. Ok, quindi significa che saremo molto buoni. La sua forza sostiene i deboli e la sua lama difende gli indifesi. Significa che bisogna aiutare chi ha bisogno d'aiuto. E le sue parole dicono solo la verità. Essere sempre sinceri. Sono molto facili, possiamo farlo. E qual è l'altra prova? Beh, l'altra prova è il lancio del giavellotto. Wow! A sentirlo sembra davvero molto, molto difficile! Ma ehi, ho la mia armatura da cavaliere e penso di riuscirci! Già! Ok, procediamo! Credo di essere pronto per cominciare! Andiamo! Ci posso credere! Potrò incontrare la regina e diventare un vero cavaliere! Già! Ok, siamo pronti! Io, Maria Isabella, regina del castello, sovrana del regno, nomino te, Blippi, 1, 2 e 3 volte cavaliere del mio amato reame! Vai! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Per diventare cavaliere le prove sono state molto difficili. Vi ringrazio per avermi aiutato a completare tutte le prove. È stato divertente imparare tutto sui cavalieri dell'XI secolo, che è stato tanto, tanto tempo fa. E è stato bello scoprire che non erano solo forti, ma anche buoni e pronti ad aiutare gli altri. Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne ancora, non dovete fare altro che cercare il mio nome.
Ehi, facciamo lo spelling del mio nome? Già! B-L-I-P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! Beh, adesso sono Sir Blippi, chiaro! Che sciocchino! Beh, ci vediamo prestissimo! Ciao ciao! Oh, ehi! Sono io, Blippi! E oggi ci troviamo all'Associazione Special Spirit e alla fattoria di Danny. E siamo a Los Angeles, in California. Qui incontreremo degli animali meravigliosi. E poi? Non vedo l'ora. So già che ci divertiremo un mondo. Andiamo! Wow! Guardate! È un pony! Ciao! Già! Questo cavallino come si chiama? Il suo nome è Jasper. Ciao, Jasper! Jasper è molto dolce. Guardate, il suo mantello è di colore bianco e marrone. Oh, si lascia accarezzare e ha un pelo davvero morbido. Ehi, avete visto? Gli occhi di Jasper sono di colori diversi. Wow! Questo ha un nome difficile, si chiama eterocromia. Questo parolone significa in pratica che si hanno gli occhi di due colori diversi. Già, quest'occhio è di colore marrone. Quest'altro invece, wow, è di colore azzurro. Wow, sai, hai proprio dei begli occhi, Jasper. Wow, questo cavallo è molto grande e anche molto bello. Nome Christopher Pine, colore marrone. Wow, ora sta mangiando del fieno. Ehi, ciao! Già, lui continua a mangiare fieno. È quello che mangiano i cavalli, il fieno, un sacco di fieno. Wow, guardate! Questo grande cavallo ha una criniera proprio come Jasper e una coda proprio come Jasper. Wow! Ha anche dei grossi piedi! Guardate! Sapete come si chiamano i piedi dei cavalli? Si chiamano zoccoli! Già! Avete visto? I cavalli hanno gli zoccoli! Bene, è stato divertente imparare qualcosa sui cavalli! Mi è venuta un'idea! Che ne dite se voi e io proviamo a cavalcare un cavallo vero? Già! Se solo qualcuno fosse qui ad aiutarci! Ciao, sono Blippi! Io sono Keegan! Ciao, Keegan! E lui è Apache! Oh, ciao, Apache! Keegan, posso cavalcare, Apache? Certo che puoi, Blippi, sicuro! Sì! Sono così emozionato, cavalcherò Apache! Apache! Attenti, ora monto in sella! Bravissimo, Apache! Continua sì, così! Proprio bravo! Sono in sella ad Apache. Adesso faremo un percorso sensoriale. Già! In questo percorso si usano tutti i cinque sensi. Ci sono cose da vedere, cose da ascoltare e da toccare. Sono emozionato! Ok, andiamo! Al passo, Apache! Apache è davvero un buon ascoltatore. Oh, guardate! Stiamo raggiungendo il primo oggetto del percorso sensoriale. Wow! Un segnale stradale, wow! Ok, proseguiamo. Guardate, dei sonagli! Che bel suono! Sentite! Suonano quando il vento li muove. E anche più forte se ci giocate. Ok, andiamo! Vediamo cos'altro c'è. Andiamo! Wow! Passiamo sul ponte! E attraverso l'autolavaggio! Wow!
Ehi, guardate! Qui ci sono Apache e Cherokee. E ora li accompagniamo a prendere un premio. Andiamo! Woo! Siete proprio carini! Oh, i cavalli sono incredibili! Oh, ciao, Keegan! Wow, ok, ci siamo! Ora è il momento dei premi! Ciao! La vuoi una carota? Wow! Adorano le carote! E poi Apache è molto affamato perché l'ho montato! Wow! Ehi, forse anche Cherokee ne vuole qualcuna. Cherokee, vuoi una carota? Ne vuoi una? Oh no! Oh! Te la prendo io! È caduta! Wow! Aspetta, ok, ti do un'altra carota. Così avranno entrambi la stessa quantità di carote come premio. Sono squisite! Wow! Guardate dove sono! Dentro un recinto insieme a tutti gli animali! Ce ne sono di tanti tipi! Guardate, questo è Sonny! Ciao, Sonny! Lui è una capra! Adoro le capre! Sono simpatiche! Wow! Ciao! Sonny è di due colori, guardate! Di qua è marrone dorato! E qui invece è bianco! Già! Sonny è davvero molto bravo! Già! Le capre sono fantastiche perché sono abilissime scalatrici! Riescono ad arrampicarsi su qualsiasi cosa! Ad esempio, anche qua sopra! Già! Riescono a salirci sopra senza problemi! Ehi! Sapete come si chiama il piccolo della capra? Già! Capretto! Non è carino? Mi sembra un nome appropriato! Capretto! Già! Wow! Ma sapevate che quando le capre nascono, sanno camminare immediatamente? Già! Appena nate, anche se sono piccole, sanno camminare! Wow! È davvero strepitoso! Ehi! Andiamo a vedere se ci sono altre capre qui intorno! Venite, dai! Ciao! Ciao! Wow! Ma questo è Sonny! Già! Sonny è una capra maschio. Ma guardate! C'è anche una capra femmina! Ciao! Guardatela! Sonny ha colori diversi dai suoi. Questa capra ha il manto maculato, bianco e nero. Ciao! Sono molto dolci e molto morbide. Ehi, sapevate che alle capre piace fare i rottini? Oh, scusate! Sono simpatiche ed è bello accarezzarle! Wow! Guardate chi c'è qui! Voi sapete che animale è questo? Già, esatto! Questo è un maiale! Riuscite a grugnire come me? Oh! Come Hartley? Già! Questo maiale, in realtà non questo. Il maialino qua dietro si chiama Hartley. E questa è la mamma di Hartley. Ciao, mamma! Oh, questa mamma è molto dolce. Oh, dimenticavo, facciamo il verso del maiale. Vuoi grugnire con me? Che sciocchino! Oh, i maiali sono molto intelligenti e hanno un olfatto molto sviluppato, guardate! Vedete il suo naso? Wow! Questo è un naso enorme! È più grande del mio! Quindi sono bravissimi a fiutare gli odori, così trovano il cibo! Wow! Guardate! I maiali... Anche loro sono piuttosto morbidi, ma non come le capre, perché i maiali non hanno pelliccia e non hanno nemmeno pelo! Già, i maiali hanno le setole! Sì, eccole qui! Wow! Sono un tantino pungenti e sembrano quasi dei peli, ma sono un po' più rigide e più dure. Già, però sono piacevoli da toccare e da accarezzare e graffiano un pochino. Gratta,
Gratta! Ah, è bello conoscere questi maiali. Wow, guardate! Hartley è venuto a salutare! Questo piccolo si chiama Hartley perché qui ha un cuore bianco e in inglese cuore si dice heart. Ecco, eccolo qui. Già! Wow! Sonny, mamma e Hartley! Questi animali sono straordinari! Oh, c'è qualcuno che ci sta osservando! Ah. Sapete come si chiama questo animale? Vi do un aiutino! Questo animale fa questo verso! Beh! 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 Già! Questo animale è una pecora! Ciao, pecora! Questa pecora è davvero, davvero molto carina! Già! Le pecore hanno un manto di lana! Alcuni tipi di pecore, perdono un po' di pelo come i cani! Già! Certe pecore perdono la lana spontaneamente, ma altri tipi di pecore, come questa ad esempio, devono essere tosate. Già, esistono cesoie che sono praticamente delle forbici apposta per le pecore e servono a dare alle pecore una spuntatina sulla schiena. Però è molto importante non togliere troppa lana dal dorso della pecora perché potrebbero scottarsi la pelle al sole, capito? È un po' come portare un cappello, ma portarlo sulla schiena! Wow! Oh, che buffo! Wow! Ehi, volete sapere un'altra cosa? Le pecore sono vegetariane! Anche questo è un parolone! Non proprio vegetariane. Lo sarebbero se fossero esseri umani, si direbbe vegetariane. Le pecore sono erbivore. Wow! Erbivoro si usa per le pecore, vegetariano per alcuni esseri umani. Già, e significa che gli erbivori mangiano soltanto piante. Già, piante, niente carne. Wow! Le pecore sono fantastiche. Bene! È stato molto interessante imparare qualcosa sulle pecore, le capre e tutti gli altri animali qui alla fattoria di Danny. Mi sono divertito un mondo con voi e anche con voi, amici miei. Ciao! Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, non dovete fare altro che cercare il mio nome. Ehi, fate con me lo spelling del mio nome? Ok, stavolta ci aiuteranno anche loro? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bravissimi! Bene, ci vediamo presto! Vado a dare ai nostri amici e amiche uno spuntino! Ciao ciao! Wow! Questo camion dei pompieri è velocissimo! Hey! Sono io, Blippi! E oggi siamo qui al Keaton Children's Museum di Santa Monica, California! Sono molto emozionato perché so che qui impareremo tantissime cose nuove! Questa sarà un'esperienza fantastica! Andiamo! Ci sono un sacco di cose divertenti da esplorare! Venite! Wow! Guardate qui! Sapete che cos'è? È una specie di giardino dove giocare a uno spasso! Dai, entriamo! Ecco, ci sono tanti blocchi di diverse forme e colori. Già, abbiamo un cubo blu e un rettangolo di colore rosso. E poi c'è anche un cubo verde! Wow! Sono tutti molto soffici e morbidi! Wow! È troppo divertente! Wow! È una galleria! E ora voglio attraversarla! Ci vediamo dall'altra parte! Era una galleria molto piccola! Ehi! Voi sapete che animale è questo? Vi do un indizio! È un animale che fa così. Già! Questa? Questa è una mucca.
Ciao, mucca! È così carina! Wow! Guardate alle mie spalle! Sapete cos'è quello? Oh, già! È un gigantesco elicottero da soccorso! Penso proprio che voi e io dovremmo entrarci e dare un'occhiata! Venite! Wow! Guardate questo posto! È incredibile! Bello! Questa è la cabina di pilotaggio. Già! All'interno dell'elicottero ci sono tutti i comandi necessari per farlo funzionare. Qui ci sono diversi quadranti e strumenti che vi indicano a che velocità andate e se avete abbastanza benzina. Wow! E sul soffitto c'è ogni genere di interruttore. Oh! Wow! Chissà a che serve questo bottone. Wow! Forte! Guardate, ci sono anche tante luci e spie colorate che vi dicono cosa sta succedendo. Già, c'è una fortissima luce bianca e una luce verde. E una luce rossa! Bene, è ora di decollare! Uè! È stato divertentissimo volare in elicottero! Continuiamo a esplorare! È un camion dei pompieri gigante! Oh oh! Però sembra che gli manchi un pezzo di ruota! E la ruota? Ah, è incastrata nel pavimento! Qui ci sono un mucchio di strumenti! Già! I veicoli sono incredibili. Gli elicotteri sono un po' come i camion dei pompieri perché hanno diversi misuratori e bottoni che servono a controllarli e si muovono velocemente. Ehi, io adoro il clacson dei veicoli. Saliamo a bordo, vediamo se funziona. Sto guidando il camion dei pompieri. Allacciamo le cinture! Ok! Si parte! Wow! Questo clacson suona fortissimo! Vediamo che cos'altro c'è! Oh! Wow! Avete visto? È una barca di salvataggio! Questa barca di salvataggio naviga in acque molto mosse! Wow! È molto divertente! E poi è morbida! Wow! Le onde stanno diventando molto alte e sempre più forti! Qui l'acqua è bella fresca! Già! Forse perché è fatta di palline! Già! È davvero fantastico! Mi sto divertendo tantissimo a giocare insieme a voi oggi! Ehi! Guardate qua! Assomiglia a una specie di cornice per quadri ed è enorme! Già! È un grande quadrato! E poi ha delle carrucole! E anche un volante! Quando giro questo volante... Wow! La barra si solleva e fa tante bolle! Vediamo se riusciamo a fare una bolla grandissima con questo gigantesco soffiabolle! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Era una bolla straordinaria, non è vero? Ma è esplosa! Perché è quel che fanno le bolle. Diventano grandissime e poi... pop! Esplodono! Questo plastico è splendido! Ci sono le montagne, l'oceano e... anche un piccolo squalo! Questo squalo si sta divertendo tantissimo a nuotare nell'oceano!
è velocissimo! Ha fatto un bel salto! Wow! E qui che c'è? È davvero fantastico! È un bel sottomarino! Già! E qui ha un'elica che gli permette di spostarsi velocemente sott'acqua e ho notato che c'è un bel subacqueo al posto di guida! Bene, credo che nuoterà insieme allo squalo! Guardate! Ecco, premendo questi grossi bottoni succederà qualcosa di incredibile e probabilmente anche qualcosa di acquatico! Siete pronti? Occhi puntati da quella parte, ma anche da questa parte! Procediamo! Ho deciso che premerò i bottoni al mio 3! 1, 2, 3! Avete visto? Wow! Ora premiamoli velocemente! Oh, sembra che non gradiscano essere premuti velocemente, ma ci sono altre cose da scoprire nella zona acquatica. Ci sono tante barche! Wow! Guardate quante belle barche! Sono tantissime! Già, qui abbiamo 1, 2 barche verdi! E abbiamo 1, 2 barche viola! E poi abbiamo... vabbè, abbiamo 1, 2, 3 barche arancioni! Oh, che belle! Poi, se prendete una barca arancione e una barca blu, avrete le barche Blippi! Questo gioco è fantastico! È fatto di tante ruote ad acqua e getti d'acqua! Wow! Ehi! A quanto pare possiamo prendere questo isolotto e spostarlo altrove. Ciao ciao, piccolo polpo! Ehi! Sapete come si chiama questo animale? Già! Quella che vedete è una tartaruga! Ed è troppo carina! Wow! E guardate! Credo di poter entrare nel buco! Ehi là! Wow! Ora sono circondato dall'acqua! Questo granchietto è proprio buffo! Qui ci sono tanti animaletti! Wow! Ma credo che anche quel muro decorato sia tutto da esplorare! Vediamo di che si tratta! Avete visto? Questa parete è magnetica e bianca! Già! È una parete enorme ed è magnetica! Significa che i quadrati come questo hanno piccole calamite che li attaccano al muro. Perciò, se prendete un quadrato e lo appoggiate alla parete, resta là! E poi, a volte, i magneti sono così forti che potete anche lanciarli e staranno su da soli! E potete creare tutte le forme e figure che preferite. Dunque, che cosa si può disegnare? Questi li sposto di lato. Partiamo da questo bel quadrato arancione che abbiamo messo lì. E poi prendiamo altri due quadrati arancioni. Che altro colore dovrei usare? Se abbiamo già usato l'arancione, usiamo il blu! Ok, allora possiamo cominciare con 1, 2 triangoli blu! Poi prendiamo anche 2 quadrati blu. Ora abbiamo quasi finito, ma credo serva un ultimo tocco. Uno arancione e anche uno blu. Vai! Questo è il castello magnetico di Blippi! Re Blippi! Che sciocco! Wow! Sapete cos'è questo? Già! Guardate! Questa rotella? Già! È un ingranaggio! Wow! Gira, gira! Già!
Quando prendete uno di questi e mettete un ingranaggio vicino a un altro ingranaggio, facendo girare il primo, girerà anche il secondo ingranaggio. E ora la parte più divertente. Quando prendete un ingranaggio e lo unite a un altro, ne avrete due in movimento. Ma se poi unite queste due ruote a tutte le altre, gireranno tutte insieme! Il lavoro di squadra è un vero spasso, soprattutto se sei un ingranaggio. Wow! Siete tutti pronti? Bene! Facciamo lavorare in squadra gli ingranaggi! Wow! Guardate che forza! Si muovono tutti insieme, anche se io sto toccando solo questo qui. Visto? Si muovono e si aiutano a girare a vicenda. Wow! Più veloci! È proprio un gioco divertente! Questo posto è incredibile! Guardate qua sopra! Sembra che ci sia un tunnel nel soffitto! Io mi sto divertendo un mondo, ma penso che voi e io dovremmo provare anche il tunnel! Già! Ok? Allora andiamo! Wow! È piuttosto difficile muoversi su queste reti! Ehi! Mi sembra di aver individuato un oblò che dà sulla zona acquatica. Infatti, è proprio un oblò! Ciao ciao! Da quassù sembra che la zona acquatica sia un'elica gigantesca! Wow! Che cosa buffa! Oh, beh, è fantastico, perché quando eravamo laggiù ci sembrava fatta solo di isole e oceani e di acqua, ma vista ora da una diversa prospettiva. Già, una diversa prospettiva vuol dire un modo diverso di guardare, oppure un modo diverso di vedere le cose. Già, dall'alto, con una prospettiva differente, la vediamo come un'elica gigante! Wow, che posto fantastico! È tutto traballante! Balla, balla, balla! Che sciocco! Wow! Abbiamo attraversato il ponte giallo e ora ci spostiamo dall'altra parte! Andiamo! Questo è fantastico! È un enorme triangolo viola! Già! Guardate! Il triangolo ha tre lati! Uno, due e tre! Wow! Oh! Qui c'è qualcuno! Ciao! Io sono Blippi, tu chi sei? Ciao Blippi, piacere! Io sono il favoloso Andreas! Piacere di conoscerti, Andreas! Wow! Stai giocolando! Oh sì, in effetti sto giocolando! Andreas è un giocoliere veramente bravo! Sei troppo gentile, Blippi. Ma in realtà giocolare con tre palline non è così difficile. È questione di esercizio. Esercizio! Si comincia con una sola pallina. Ok. La lancio in aria, vedi? E la prendo al volo. E poi, se sono pronto, ne uso due. E poi, quando mi sento davvero pronto, posso aggiungere la terza pallina. Wow! Ecco, ci siamo! Veramente incredibile! Beh, Andreas, sei bravissimo, ma che cos'altro fai qui? Oh, faccio un sacco di cose divertenti. Dedico gran parte del mio tempo a inventare intrattenimenti per le persone che vengono a visitare il museo. Bene, buono a sapersi, perché anche noi siamo qui per divertirci. Dunque, cosa possiamo fare di divertente? In effetti ho la cosa perfetta per... Ti piace fare arte? Certo! Adoro fare arte! Ehi, magari possiamo creare un progetto artistico! Sono così emozionato! È un'idea perfetta! Vieni con me, andiamo nella sala dell'arte! Ok! Prima di tutto devi entrare qui! Grazie, Andreas! Molto bene! Ci siamo! Procediamo! Guardate dove sono! Mi trovo all'interno di uno studio d'arte! Oh,
questo posto è fantastico! Vediamo insieme che cosa c'è qui. Ci sono pitture di diversi colori con cui potremo dipingere tanti quadri meravigliosi e creare tante opere d'arte. Abbiamo della pittura rosa e anche un sacco di altri colori. Della pittura nera e abbiamo del verde con dentro delle stelle filanti e abbiamo tantissimi altri colori. Abbiamo della pittura color oro, che è veramente brillante. Magari proviamo a pensare a qualcosa di davvero bello da dipingere con questa pittura oro. Ma prima dobbiamo trovare qualcosa da usare come pennello. Oh sì, ecco! Abbiamo un pennello e della pittura e non ci resta che decidere cosa dipingere. Beh, potete cominciare con qualcosa di facile. Per esempio, vediamo una bella faccina sorridente. Ecco un occhio, due occhi e un sorriso bello grande. Wow! È proprio felice! Dato che ora possiamo dipingere in tutta questa stanza, vediamo che cosa possiamo ricoprire di pittura. Ok, dipingerò la stanza completamente e so che sarà uno spasso! Allora, penso che mi serviranno due rulli e tantissima pittura. Al lavoro! Ora usiamo la pittura rosa. Ok. Dipingere è divertentissimo, soprattutto quando puoi farlo per tutta la stanza e fare un po' di disordine. Ma quando dipingete a casa, cercate di farlo sulla carta e non sul muro vero. Già, anch'io sto dipingendo sulla carta e non sul muro vero. È stato divertentissimo dipingere insieme! Hey! Mi è piaciuto tantissimo giocare con voi qui al Keaton Children's Museum di Santa Monica in California! Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, dovete soltanto cercare il mio nome! Ehi, fate con me lo spelling del mio nome? Ok, siete pronti? B-L-I Pippi! Ehi! Blippi! Bravi! Bene, ci vediamo presto! Ciao ciao!